Questa figura femminile, togata, con in mano due serpi e quello che viene definito un disco solare a tre teste, o meglio tre volti girati, uno di vecchio, uno di bambino e uno di giovane. Ebbene, ovviamente i riferimenti in queste figure che poi vengono riprese dall'iconologia del Ripa, ma anche con altri aspetti in un dipinto di Tiziano, il grande pittore veneto del Cinquecento, anche con altri aspetti, questa figura a tre volti è stata spesso individuata dagli archeologi come la figura di Ecate, la dea degli inferi, spesso e volentieri identificata con Afrodite, che era la patrona dei trivi, cioè laddove le vie si incontravano, si intersecavano. E se noi teniamo presente che Polizzi si trova lungo la direttrice su cui confluivano i tre valli canonici storici della Sicilia, il Val Demone, il Val di Mazzara e il Val di Noto, Ok, che abbiamo siamo qua il punto e quindi anche le strade che poi si certo. diramavano per questi percorsi, anche questo può dare adito oggi a noi, in Di mancanza di dati. fonti storiche precise, eccetera, di capire che cosa potesse essere questo simulacro, questa Quindi anche a livello immagine. territoriale ci possono Sì, essere alcune. questo rapporto è indissolubile, è chiaro. E la riscoperta delle antiche statue, e Palermo lo fa alla fine del Cinquecento, quando riemerge questa figura del genio di Palermo, che è il genius loci, il padre, come Cerere può essere la Sì. madre, in realtà che cosa significa? Significa andare a ripescare, questo è un dato di fatto molto importante, andare a ripescare quelle che sono le memorie storiche, la civiltà, l'antichità di un centro. Lo fa Palermo, come lo fa Termini, come lo fa Messina. Ho capito. L'archeologia ancora non è iniziata come Sì. scienza esatta, ci sono questi scavi fortuiti, diciamo, ma che in tutta la nostra isola ricca così di reperti antichi, eccetera, queste cose venivano fuori come se nulla fosse. Quindi il fatto, la testimonianza del reperto antico per un sito ha un ruolo fondamentale. Significa andare a ripescare quella che è l'antichità, il ruolo, la civiltà Certo. stessa che c'era in quel E poi diciamo le luogo. origini Le più antiche, le origini proprio più antiche. origini di cui vantarsi nel Cinquecento. E quindi il fatto poi che il vescovo un secolo dopo va a distruggere tutto, significò fare perdere. Certo. Lui lo fece per i suoi fini, Quindi sì, così. possiamo considerarlo una sorta di reazione. C'è stato proprio questo cambiamento Ma sociale se di. lei, noi, la protesta dei cittadini di Polizzi, che poi in realtà era il ceto nobiliare, era il ceto emergente, il ceto anche culturalmente più elevato e più colto che poteva entrare nel merito, la protesta che loro vanno a stilare presso il notaio proprio così, per protestare proprio contro il vescovo che aveva deciso, senza sentire nessuno, la distruzione di questa statua, ha un ruolo importante perché è proprio la presa di coscienza materiale da parte di una comunità, dice, questa cosa era per noi il simbolo, quindi il fatto che ci viene distrutto, ma è ormai troppo tardi. Che se Certo. loro questa, non sotto forma di protesta, ma sotto forma, come dire, di atto che sottolineava l'importanza di questa statua, l'avessero fatta 50 anni prima,
Sicuramente il vescovo non si poteva permettere di andargliela a distruggere.